tv televisore, da me non si vede niente e pare che sia saltato il ripetitore! Vuol dire che i soldi per la manutenzione dei tralicci tv ve li siete giocati 3-7! Questo è un altro genere ancora, questo è il comico, una comicità tipica locale che piace sempre tantissimo. Amore per il piano, caramba, raffinatissime! Sono telefonata col vibro! Ciao amore! Casa? No, meglio a casa! No, non sto facendo la sgambata con gli amici in bicicletta! Sto festeggiando la vittoria elettorale! Vito ha sempre questo fascino, uno si chiede sempre come mai, insomma, perché lui si ripete nelle sue cose, eppure ha un pubblico che lo segue con affetto da tanto tempo. Quindi noi, dopo una sospensione di Vito di 2-3 anni, perché in questo teatro lui è venuto per tanti anni consecutivi, sempre tutti gli anni veniva, adesso erano 2 anni che noi avevamo, insomma, fatto altre scelte, l'abbiamo richiamato e comunque un pubblico composito che viene, lui ha tutto il bolognese, il ravennate che lo segue. Stavo così bene a Bologna, il mamma da quella per posizione, facca boia, stava pure la pistola in caserma con lo suffione, facca boia, parte un colpo dalla pistola, chi c'era davanti alla pistola? Luca del generale, quindi ancora una volta, insomma, il teatro pieno, un grande consenso, una comicità diversa, ecco, dalle prossime che noi presenteremo, però tipica. Poi vabbè, l'argomento politico che ha portato ovviamente di grande attualità, chiaramente, insomma, un po' amara, un po' così, però interessante, insomma, e dimostra sempre, ecco, questa eterogeneità che noi diamo alla stagione teatrale. Quindi adesso aspettiamo un altro tipo di comicità che Vergassola, che è un altro genere ancora, insomma. Dimmelo! Cosa? Il direttore del Carlino sta preparando la prima parte dove si parla di sconfitta del centrodestra? Bimbo, continua a chiamarmi! Bimbo, se va avanti così stamattina, raggiungo l'orgasmo.